Eccoci con una serie di pillole, di puntate, attraverso le quali intendiamo scoprire meglio i vari capitoli della cassetta degli attrezzi, una pubblicazione di Giovanni Matera, Strumenti per il marketing e l'imprenditoria. Giovanni Matera è un imprenditore e quindi vogliamo così sviscerare i singoli punti, proprio per dare gli strumenti soprattutto motivazionali a chi si affaccia al mondo dell'imprenditoria. E quindi una serie di capitoli cercheremo di, attraverso pillole, di sviscerarli. E allora, Giovanni Matera, partiamo intanto da un capitolo che mi ha colpito particolarmente, Vediamo un po'. una frase di Paolo Coelho: quando tu desideri qualcosa, tutto l'universo cospira affinché tu realizzi il tuo desiderio. Un po' come dire il volli, sempre volli, fortissimamente volli dell'Alfieri. Sì, il volere potere. Allora, praticamente se questa è una bella frase che ti dice insomma che poi alla fine quello che noi faremo o non faremo nella nostra vita dipende tutto da cosa vuoi fare, la famosa frase cosa vuoi fare da grande, cioè bisogna avere un sogno. Questo sogno poi viene aiutato, come se l'universo cospira affinché tu lo realizzi. Se io ho un sogno, voglio fare una determinata cosa. Non è un caso se vado a incontrare quegli amici, non è un caso se il caffè non vado in più in quel bar, vado in un altro bar, non è un caso se scendendo la strada del mio paese mi fermo a parlare con delle persone anziché altre, perché tutto parte dal sogno, da quello che voglio fare da grande, anche perché c'è una cosa molto, molto importante, se non ho un sogno rischio di andare a lavorare nei sogni altrui e potrebbe non piacermi. Ma perché? Perché io non ho io un sogno e quindi vado, quindi devo scegliere, voglio essere pilota o passeggero nella vita, cioè nel film della mia vita, voglio essere protagonista o il Comprimario, diciamo. comprimario. E questa è una mia scelta, quindi nessuno può scegliere al posto mio. Ecco, le chiedo però, indubbiamente ognuno di noi ha dei sogni e io dico sempre che la nostra vita finirebbe nel momento in cui non avessimo più una cometa da inseguire. Però ci sono le difficoltà che si frappongono rispetto ai nostri sogni. Come superarle? Sì, in effetti un uomo muore quando muore l'ultimo dei suoi sogni e questo non ce l'auguriamo mai a nessuno. Però se il sogno ha un'energia, una forza che ti fa andare a risolvere alcune problematiche, ci riprovi, perseveri. Se è un sogno vero o l'idea veramente è bella, due sono le cose. O il sogno veramente è valido, oppure se io abbandono è che in quel sogno forse non ci credo abbastanza, ma se ci credo abbastanza quel sogno lo realizzerò. Quindi ritornando a quel discorso pilota-passeggero, Sì, dobbiamo essere tutti piloti. esatto.